Sono stati 2 giorni impegnatissimi, la manifestazione è riuscita perfettamente, i piloti sono molto contenti, ho parlato con qualcuno di loro e dicono che le prove sono molto impegnative, quindi dai, abbiamo fatto un ottimo lavoro e è andata benissimo. È iniziato il rally del Matese edizione 2023, la prima prova speciale nel piccolo comune di Raviscanina. Dal punto di vista di un amministratore, com'è vivere questo evento? Bellissimo, le competizioni sono sempre belle. Ringrazio gli organizzatori e ringrazio tutti quanti voi. E sicuramente saremo a disposizione anche per le prossime edizioni. Grazie a voi e un saluto da parte dell'amministrazione di Raviscanina. Come avete trovato la prima prova di oggi? Molto, molto, molto sporca. Con tante pietre sulla PS e dovevamo evitarle. L'auto si è comportata bene, e qualche incertezza, vabbè, ci sta sempre sulla prima prova, però è andata bene. È stata una bella prova, un po' sporca, è anche la mia prima prova della mia vita, il mio primo rally, quindi ecco. Niente. Invece come avete trovato il setup dell'auto? Ma abbastanza bene, scivola un po', però tutto sommato ci stiamo. Concluso anche quest'anno il rally del Matese, è andato tutto bene, organizzazione a dir poco perfetta. Penso che è stata una gara sicuramente entusiasmante per i piloti e il gran caldo ha giocato un ruolo determinante anche per loro, perché li vedevo scendere dalle macchine completamente bagnati di sudore. Noi siamo orgogliosi che Piedimonte ha risposto così alla grande a questa manifestazione e penso che tutto il territorio matesino ha beneficiato di questo evento. Ci vediamo l'anno prossimo. I vincitori, eccoli qua, della 10ª edizione del Rally del Matese. Una macchina da guerra, come l'ho definito oggi. Gara molto bella, io è la prima volta che partecipo a questa gara, però sapevo della difficoltà, delle insidie di queste prove, però devo dire che mi sono piaciute davvero tanto perché abbiamo messo in campo un po' di esperienza che abbiamo e ci siamo trovati molto bene.